Dichiarazioni ufficiali. La Chiesa Cattolica non ha emesso dichiarazioni ufficiali in merito alla fenomenologia che continua a prodursi nelle sedute medianiche. Il Magistero ha preso più volte posizione contro le pratiche medianiche. Intervento di Papa Alessandro IV, 27 settembre 1258, Papa Sisto V, con la Costituzione Caeli et Terrae Creator, 1585, condannava fermamente la necromanzia e ogni atto con gli spiriti dei morti. La lettera enciclica del Sant'Uffizio, 4 agosto 1856, indirizzata ai vescovi, dichiarò illecita, ereticale e scandalosa la pratica di evocare le anime dei morti, riceverne responsi. La Santa Penitenzieria ratificava l'illiceità alle consultazioni spiritiche, 1 febbraio 1882. Il Concilio di Baltimora affermò la possibilità che lo spiritismo fosse legato ad azione diabolica, 1886. La Costituzione Apostolica, Officiorum ac Munerum, di Leone XIII, 25 gennaio 1897. In una lettera del 10 marzo 1898, il Sant'Uffizio rispose negativamente a un quesito che gli venne posto circa la scrittura automatica. Inoltre sono state contrarie allo spiritismo le seguenti espressioni della Chiesa. Il Catechismo Maggiore, prescritto da Papa Pio X alla diocesi della provincia di Roma, 1905. Papa Benedetto XV, il Catechismo della Chiesa Cattolica, 24 aprile 1917, ai numeri 2116 e 2117. Commento. Tali interventi confermano come la Chiesa nutra grande diffidenza nei confronti dei contatti con i piani di esistenza superiori. Ma è anche vero che la Chiesa Cattolica non si è mai pronunciata categoricamente né a favore né contro la veridicità dei fenomeni medianici.